E la più presente non è la sua medesima Alcagna. Niente affatto. Perché? Perché no? Lo dico io a lei. Per quale ragione? È un perché. E allora mi dica qual è questo perché. E glielo diremo. Avanti, forza. Chi siete voi? L'esercito più pazzo del mondo! L'esercito più pazzo? Che cos'è l'esercito più pazzo? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è questo esercito? Che cos'è? Che cos'è? Che ci chiarisca, che cos'è questo esercito? Avanti, chiarisca, che cos'è? Ma che è l'esercito più pazzo del mondo? Dunque, che... Dunque, avevo scritto qui io, detto non... Che cos'è? Comunque guardi, glielo diremo, diremo... Ma lo dica lei che è una persona equilibrata, avanti! Persona equilibrato io? Ma lei che cosa? Misuri le parole, guardi che qui è pieno di testimoni, Ditemelo voi, che cos'è l'esercito più pazzo del mondo? Un film! Va bene, un film e dopo parleremo quando è il momento del... Caro Caruso, quando è il momento del film, la rubrica del film, parleremo dell'esercito più pazzo del mondo. Intanto vorrei sapere che fine ha fatto il maestro Pippo Caruso. Avanti. Pippo Caruso è qui! Lo tengo prigioniere io, Pippo Caruso, perché Pippo Caruso è milanesco peticri come me, dissendo dai cognomi, sede, cognome tipicamente milanese, Caruso. E questo me lo porta a Milano, lo metto sul comodino e ci faccio fa la fila di fusione non stop, come le radio libere. Per piacere, chiariamo un po' questa situazione. Avanti, non c'è nessuno che può liberare questo maestro Pippo Caruso. Chi è? Chi c'è lì? Chi vedo? Scusate? Sì, sono un colonnello agli inizi, adesso cercherò, proprio all'inizio della carriera, cercherò di fare del mio meglio per poter liberare il maestro Pippo Caruso, perché non so se riuscirò, ma comunque, scusate un attimo. Senta, vorrei parlare con questo signor maestro, lo dico per me. Cerca di liberare, la transizione continua. Dai, ho capito! Allora, liberatelo subito, Adesso, scusi, adesso musica, vediamo che cosa succede. Ecco, adesso. Applauso, grazie! Il braccio! Oh, musica! Beh, inizio basso. Adesso finalmente possiamo leggere la locandina degli appuntamenti. Il film, ne avete già sentito parlare all'inizio di questa trasmissione, quando l'esercito ha occupato e ha sloggiato l'orchestra del maestro Pippo Caruso, è l'esercito più pazzo del mondo. Accanto a me due degli interpreti di questo film, Felice Andreasi, Pino Caruso. Allora, l'esercito più pazzo del mondo, Andreasi. Eccellenza. Eccellenza chi? Lei è un cittadino eccellente che occupa una posizione di grande prestigio, sia pure domenicale, no? Va bene, ringrazio molto per quello che mi dice. Vorrei che mi spiegasse il film, per piacere. Comunque, lei ha detto Andreasi, non mi chiami Andreasi, che io non ci tengo, è troppo. Mi chiami molto più democraticamente, signor Ministro, come nel film. Va bene, signor Ministro, ci spieghi per piacere. Al film, certamente. Sono i suoi ordini. Dopo il film... è la scusi, ce l'ho qui sulla punta della lingua, adesso guardi un momento di un lapsus che non mi viene. Capitano Parabiago. Parabellum, per la verità. Parabiago, lei è Parabellum. Parabiago. Parabellum, signor. Non mi contraddica, lei comunque, se lo spieghi lei a sua eccellenza cos'è il film. Ma io ho paura, lui è alto. Ma non può spiegare lei questo film, non sa. No, guardi che lui fa il prepotente con me, ma con sua eccellenza De Baudi, sì, lei si guarda bene. De Baudi, io ho conosciuto, c'era un generale De Baudi. Vabbè, d'accordo. Sì, ha fatto, dunque questo ha fatto due guerre e ne ha perse tre. Senta, colonnello, lei che... Una guerra gliel'hanno regalata per farla andare in pensione con lo scatto più alto. Con lo scatto più alto. Comunque lei, con sua eccellenza qui, se la fa sotto. Vieni qua, adesso lo spieghi il film. Vedi, questi sì, lo violendo. Lo prendo prigioniero, lo violendo come sto facendo adesso. Ci pigli l'orecchio, faccio diventare un'orecchietta. Che ci prendi il naso qua, ce lo schiacci che diventa come quello del pugile Rocco Mattioli, Terrongel. E ci prendo capello per capello, ce lo strappo così che da...
colonnello di l'ispettore Kojak. E poi ci mette le mani su queste collo da King Kong Fetend che non è altro qui. Basta, basta, non posso più! Signor Baldo, dica che non posso più di questo supplizio! Basta, 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 dica che non posso più! Abbiate pazienza. Allora, Parabellum, parabiaco. Il film è fatto che hey, non capiamo niente, cosa stava dicendo? No, il film è fatto con c'è una striscia tutta con tante fotografie che si fa correre la cosa e viene il film. Ah, questa è la spiega del film. Dica la verità sotto sotto. Non la posso spiegare! Segreto militare! C'era un inciampo, un intoppo, esatto. Ma non ci potete dire qualche altro elemento, qualche altra spiega? Il pubblico deve sapere! Ecco, è un film di movimento. Questo... C'è qualche movimento c'è, in effetti, che c'ha un binocolo in tasca? No, non l'ho lasciato all'opera. Lo faccio senza da me, questo nuovo posto che sto a portata di mano. Ecco qua, vedo... Io guardi, glielo giuro, non ce la faccio più, ha capito? È un dramma, mi ha fatto rovinare da morire, ha capito? Lei non deve ridere, mi ha fatto correre tutto il film, soldato, quel capitano lì. Soldato Zordariani, correre, scattare! Ancora, lo vedi il corricale di pantaloni tutte le volte? Non ce la faccio più con te, ha capito? Guarda, ma che va? Guarda, attacco le scarpe, vai via! Io lo dico, guarda, a te e a Paolo Flexi, il presentatore a molle, non ce la faccio più, che sento? Tieni anche questo. Vabbè, si prende questa. Per piacere, se no dimagrisce. Oh. Per forza, ma lui mi può far diventare una lista di pesci, ha capito? Vai, bene. Ma guarda un po' che insubordinazione! Mamma mia! Quelli delle vecchie mucche fanno delle tenete voi e tu fare la morte! Ma tantino ai lei! Gli diamo stava morto, guarda, per la fin di giorno, un secchiato alle vacche! Fermo! Ma perché lei sta maltrattando così? Perché non si meritano niente. Prima di tutto hanno avuto il coraggio barbaro del delinquente stereofonico contemporaneamente entrambi prima di scrivere il film loro. Secondo, di fare anche una parte dentro al film. Oh! Sei tu che mi hai convinto a scrivere il film, eh? E che naso che ho avuto? Non è che tu hai il naso grosso, com'è la faccia che è piccola! Scusi, ma... Che signora è lei? Donna Barbuda, è sempre piaciuta. Per piacere. Di questo... Non si parla così, lo si può fare. Eccellenza, per piacere, la prego. Vediamo qualche spezzone del film, così calmiamo le acque. Procacci uno spezzone dell'esercito più pazzo del mondo. Tagliamo la testa al toro. Ecco, questo è l'esercito più pazzo del mondo. Dunque, colonnello. Sì, io sono il colonnello. Lei, sì, colonnello, lei viene a un certo momento fatto prigioniero. Sì. Questa sua vicenda ha avuto dei risvolti familiari, perché qual è la sua condizione, colonnello? Cioè, io sono sposato, sì. Felicemente sposato con una 22enne molto carina. Ma veramente, però c'è un piccolo segreto che non so se posso dirlo a lei. Sì. Ho un amante di 65 anni, Racchia. Un dente sì, un dente no, bruttissima! Ah, bene. Sta arrivando mia moglie, va, arriva mia moglie, fate finta di niente. Finta di niente. Ecco mia moglie arriva.
faccio entrare nel mio passaggio segreto. Sì, va bene. Gli faccio sentire il fiato. Ma lei è un fiore appena sbocciato. Lei, e lei è troppo bella per essere la moglie del colonnello. Lei è stupenda. Ma dov'è questo passaggio? Io già la sento. Già la amo. Già la voglio. Bella! 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 Ma che fa? Sei impazzito! Sì, picchiami! Picchiami, dai! No! Non così forte! Oh, non lì! Oh! Oh! Ma scalzone! Oh! Oh! Ma perché l'hai fatto? Che male! Che male! Che... Dunque, scusate un momento, date pazienza. Io il pubblico deve sapere, deve capire, tra un po' c'è il 90° minuto e dobbiamo. C'è qualcuno di voi, per piacere, che possa dare qualche indicazione più concreta, più intelligibile, più comprensibile per capire questo esercito più pazzo del mondo? C'è? Giuseppina! Ah! Oh, è chiaro, no? Ecco, capito tutto. Adesso abbiamo capito tutto quanto. Tutto. Sì, sì. Va bene, salutiamo questo esercito più pazzo del mondo. Ciao!